Domanda: perché anche i grandi eroi dell'intelligenza come Arthur Schopenhauer, che hanno indagato sullo spiritismo, si sono arresi o sono rimasti nel dubbio come prima della loro ricerca? Perché l'intelligenza, cioè la mente, non ha niente a che fare con la coscienza. Arthur Schopenhauer, saggio sulla visione degli spiriti. Tascabili, economici, Newton. Prima edizione, giugno 1993. Negli ultimi 25 anni in Germania sono stati riabilitati, e come già prima la magia, quegli spettri che erano stati non tanto esorcizzati quanto messi al bando nell'intelligentissimo secolo passato, a dispetto di tutti quelli che l'avevano preceduto. Infatti le prove contro la loro esistenza erano in parte metafisiche e, in quanto tali, poggiavano su un terreno incerto, in parte empiriche, e provavano quindi soltanto che nei casi in cui non era stato scoperto un inganno casuale o intenzionale, non si era in presenza di niente che avrebbe potuto agire sulla retina tramite riflessione dei raggi luminosi o sul timpano tramite vibrazione dell'aria. Con questo si nega però soltanto la presenza di corpi che nessuno aveva affermato presenti e la cui manifestazione, nel suddetto senso fisico, priverebbe di ogni verità ogni apparizione di spiriti. È infatti implicito nel concetto stesso di spirito che la sua presenza ci si manifesti in modo completamente diverso da quella da un corpo. Quel che affermerebbe un visionario, purché si raccapezzi e sappia esprimersi, è semplicemente la presenza di un'immagine nel suo intelletto intuitivo, perfettamente indistinguibile da quella che gli viene trasmessa dai corpi tramite la luce e i suoi stessi occhi, e tuttavia senza che a tale immagine corrispondano corpi dotati di una presenza fisica, identica in tutto e per tutto per quel che riguarda la presenza di suoni, rumori e note percepibili a quella provocata nel suo orecchio da corpi vibranti e aria, senza però che tali corpi siano presenti o si muovano. È proprio questa la fonte del fraintendimento che pervade tutto quanto si è detto pro e contro la realtà delle apparizioni di spiriti. Il fatto cioè che gli spiriti appaiano esattamente come i corpi, pur non essendolo. Questa differenza è difficile e richiede competenza specifica, ovvero un sapere sia filosofico che fisiologico. Si tratta infatti di comprendere che un effetto uguale a quello provocato da un corpo non presuppone necessariamente la presenza di un corpo. In primo luogo dobbiamo fare riferimento ad un fatto e tenerlo presente per tutto ciò che segue, che ho già esposto dettagliatamente altrove, in particolare nella seconda edizione del mio trattato sul principio di ragione sufficiente, paragrafo 21, inoltre sulla vista e i colori, paragrafo 1, teoria colorum, 2, e nel mondo come volontà e rappresentazione, volume 1, pagine 12-14 e volume 2, capitolo 2, ovvero al fatto che la nostra intuizione del mondo esteriore non è meramente sensibile, ma principalmente intellettuale, e cioè, per esprimersi oggettivamente, cerebrale, ovvero condizionata dal cervello. I sensi non danno niente di più che una mera percezione nel loro organo, quindi
un materiale di per sé estremamente scarso, dal quale soltanto l'intelletto, impiegando la legge della causalità a lui nota a priori e le forme che altrettanto a priori sono in esso insite, cioè spazio e tempo, costruisce questo mondo di corpi. Tuttavia lo stimolo per questi atti intuitivi procede in uno stato normale di veglia soprattutto dalla percezione sensoriale, essendo questa l'effetto a cui l'intelletto attribuisce una causa.